Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi location diversa, semplicemente perché la mia solita location è occupata, quindi giro questo video in camera, in via del tutto eccezionale, perché qui c'è una luce che non mi piace granché, però non posso fare diversamente. Oggi volevo fare un book haul, è tantissimo tempo che non giro un video di questo genere, credo che l'ultimo book haul che è presente sul mio canale risalga a quasi un anno fa, se non addirittura di più. Quindi è veramente un sacco di tempo, però come potete vedere ho una pila di libri, un po' mi sono arrivati in regalo, un po' li ho recuperati e comunque li voglio leggere, quindi insomma un po' di libri da leggere e volevo mostrarveli. Partiamo subito perché i libri sono tanti. Il primo che vi faccio vedere è La stanza della tessitrice di Cristina Caboni. Questo ve l'avevo presentato anche in un video sulle novità editoriali, però mi è arrivato in regalo inaspettatamente, quindi un giorno mio compagno è arrivato a casa e aveva in regalo questo libro per me e quindi insomma ho iniziato a leggerlo, però lo metto nel book haul perché ho iniziato da pochissimo, quindi ne ho lette proprio poche poche pagine. E è uno di quei libri, questo, che secondo me suscita delle riflessioni. Credo che sia un libro emotivo, profondo, perché è la storia di una ragazza che fa la sarta, si è trasferita, insomma, in una città diversa rispetto a quella in cui è cresciuta per fare la sarta. Lei rimette, diciamo, a nuovo vecchie stoffe, quindi da vecchie stoffe che per le persone hanno magari dei significati particolari, lei crea dei vestiti. Le piace molto questo lavoro, ma un giorno la donna che l'ha cresciuta, che non è sua madre, però lei è stata adottata appunto da questa ricca famiglia. Questa donna si ammala e lei torna al suo capezzale. Trovano in un vecchio baule un antico vestito che ha dei messaggi all'interno delle cuciture. Quindi comincia a fare un viaggio, nella storia, un viaggio indietro nel tempo alla ricerca dei significati che possono avere questi messaggi trovati nelle cuciture del vestito. Quindi credo che sia un libro delicato, romantico, sulle emozioni. Quindi questo è il motivo per cui mi attirava tantissimo. L'ho iniziato da poco, ho letto pochissime pagine, per il momento posso dirvi che mi piace, ma di più non posso dire perché appunto lo sto ancora leggendo. Quindi questo è il primo. Poi un altro libro che ho intenzione di leggere è Il giorno degli eroi di Guido Sgardoli o Sgardoli, non so come si pronuncia. Comunque, questo è un libro che per me è un po' una novità perché è un libro di guerra, o meglio, è un romanzo, ma è ambientato in un periodo di guerra, quindi è una cosa particolare perché io di solito non leggo questi libri. È la storia di un ragazzo che si chiama Silvio che nel 1915, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, vede i suoi fratelli partire per andare al fronte, vede i suoi amici partire per andare al fronte, lui vorrebbe tanto fare il suo dovere e andare anche lui al fronte, ma non può per un semplice fatto, è troppo giovane. Quindi la sua età gli impedisce di partire soldato. Lui ci patisce tantissimo, vorrebbe partecipare, ma questo fatto di non potere comunque lo mette a disagio. Finché poi finalmente nel 1917, quando la guerra sta durando troppo a lungo rispetto a quello che pensavano i ragazzi che sono partiti, lui parte, arriva al fronte, arriva in prima linea e si rende conto che la guerra non è assolutamente come lui immaginava. Quindi non c'è nulla di eroico, non c'è nulla di particolarmente esaltante, vede solo dei ragazzi stanchi che hanno voglia di tornare a casa, che non hanno più voglia comunque di stare in quel contesto. Quindi diciamo che c'è una grande disillusione ed è appunto la storia di questo ragazzo, dei suoi sogni di vittoria, di come lui si immagina la guerra e di come poi il realismo lo metta di fronte a quello che davvero la guerra è e non quello che lui si immaginava. Quindi è una cosa per me nuova, perché questa trama è veramente nuova per me, però mi attira tantissimo, quindi ho intenzione di leggere anche questo libro e vediamo come sarà. Poi un altro è Le parole per dirlo di Marie Cardinal. Questo è un libro particolarissimo perché è la storia di questa donna e della sua psicoanalisi. Quindi è una donna che parla delle sue angosce e parla della sua psicoanalisi, quindi di quello che succede quando lei è in seduta con questo psicanalista, di quello che prova, di quello che sente. Quindi è un libro che credo non sia per niente leggero, anzi credo sia abbastanza pesantino visto l'argomento.
però mi ispira, in qualche modo mi ispira. Inoltre ha una particolarità, questo libro io l'ho trovato al mercatino dell'usato e l'ho pagato 10 centesimi. Quindi per una cifra così io ho deciso di comprarlo e di provare a leggerlo. Se fosse troppo pesante, ovviamente lo lascerò stare, però mi ispira. Poi un altro libro che voglio leggere, che hanno regalato al mio compagno in realtà per Natale, però lo voglio leggere anch'io, è 101 storie su Genova che non ti hanno mai raccontato di Fabrizio Calzia. Questo è un libro che mi ispira tantissimo perché sono racconti brevi, proprio racconti brevi, su Genova, quindi cose particolari, cose misteriose, cose che magari non sono mai state svelate così alla luce del sole, e mi ispira anche perché potrebbe essere l'ispirazione per qualche video, perché se c'è qualche storia un po' misteriosa, un po' particolare che mi intriga, io poi magari ci faccio un video, quindi lo leggo per curiosità, ma vi confesso che lo leggo anche perché magari trovo degli spunti per qualche video dei miei, di quel genere lì, un po' misterioso. Altro libro che mi ispira è Il bambino segreto di Camilla Läckberg, non so se la pronuncia è giusta. Questa è la storia di una ragazza che trova in un antico baule in soffitta una medaglia con una camicia macchiata di sangue che risale all'epoca nazista e comincia ad indagare, a fare tutto un percorso all'indietro nella storia, interpella un famoso storico che poi però subito dopo viene trovato morto, quindi comunque ci sono dei misteri da svelare e credo che anche questo sia uno di quei classici libri con il classico mistero che però potrebbe essere carino, appunto, poi ambientato in un periodo particolare. È il momento dei libri storici perché anche quello di prima comunque riguarda un periodo storico, ma vabbè, comunque è un libro che mi ispira, ce l'ho lì da tanto tempo e l'ho tirato fuori. Altro libro che sicuramente leggerò a breve è Gli Annientatori di Gianluca Morozzi. Questo ve l'ho fatto vedere nel video sui miei regali di Natale. Mi attira tantissimo perché di Gianluca Morozzi mi era piaciuto tantissimo Radio Morte. Voglio leggere anche questo, che è la storia di uno scrittore che ha una vita, diciamo, un po' così, donnaiolo, non fa quasi niente tutto il giorno, scrive, non scrive, ha un romanzo pubblicato, uno no, insomma, una vita un po' così. Che deve, come dire, finire un romanzo e starsene in tranquillità, incontra uno strano personaggio che gli propone di andare a stare a casa sua per scrivere il suo romanzo, anche perché lui era stato appena lasciato, se non ricordo male, dalla compagna. Quindi lui si ritrova appunto in questa situazione, ha bisogno di una casa, ha bisogno di tranquillità, va a casa di questa persona che gli aveva proposto appunto di stare a casa sua per dare da bere alle piante quando lui sarebbe andato appunto a fare un viaggio. Lui arriva lì, ci sono dei vicini molto gentili, forse troppo gentili, un po' strani, un po' particolari, si accorge che in realtà in questo appartamento piante da innaffiare non ce ne sono. E quindi, insomma, è una storia un po' particolare, sicuramente un po' anche inquietante, perché poi praticamente il messaggio che l'autore vuole dare è che le cose non sono mai come sembrano, quindi sicuramente ci sarà qualche aspetto un po' particolare nel libro e mi attira. Altro libro, anzi, altri libri della stessa serie sono quelli della saga delle Sette Sorelle. Io ho letto Le Sette Sorelle l'anno scorso, mi è piaciuto tantissimo, ho deciso di leggere tutta la saga e la sto leggendo insieme a mia mamma, nel senso che ci stiamo prestando i libri a vicenda. Il secondo è Ally nella tempesta, quindi è la storia di Ally, un'altra delle Sette Sorelle, quindi sicuramente questo io lo voglio leggere. Poi il libro successivo è La ragazza nell'ombra, che è la storia, mi sembra, di aspettate, Star, che è l'altra sorella, quindi un'altra delle Sette Sorelle. I libri sono stati scritti da Lucinda Riley, che non ve l'ho detto. E questa è appunto sempre un'altra storia di queste sorelle. E poi quello che in questo momento sta leggendo mia mamma è La ragazza delle perle. Quindi vi lascio una foto perché non ho il libro fisicamente qua e comunque lo voglio leggere. Io non mi sono addentrata troppo nella trama di questi, infatti non vi sto dicendo di cosa parlano, semplicemente perché essendo una saga non voglio avere troppe anticipazioni. Quindi vi mostro i libri, ve li faccio vedere. Però non vi do tutte queste anticipazioni perché io stessa non voglio sapere troppo, quindi vi dico semplicemente che fanno parte dei miei progetti di lettura.
Bene ragazzi, questi sono tutti i libri che io ho intenzione di leggere da qui ai prossimi mesi. Non so cosa riuscirò a fare, anche perché adesso io sto lavorando, quindi ho meno tempo, però farò il possibile e quando li leggerò, voi sapete che io porterò comunque la recensione sul canale. Io adesso vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.